al grandissimo protagonista di questo match. Federico, buonasera. Buonasera, complimenti innanzitutto. Grazie. Prestazione strepitosa, al di là dei due gol, il palo e le grandi azioni che hai creato tu questa sera. Immagino che ti immaginavi una notte così da quando hai firmato per la Juve, incidere a San Siro in una gara fondamentale per la nostra stagione. Sì, stasera è stata una grande vittoria, però questo ti dico non era un sogno, era quello che dovevamo fare. Per la lotta a Scudetto noi dobbiamo vincere ogni partita e ora dobbiamo pensare alla prossima di Sassuolo, questa è la verità. Oggi facciamo i complimenti fino a stasera a mezzanotte, poi da domani dobbiamo pensare al Sassuolo, dobbiamo pensare a vincere la prossima partita, portare 3 punti a casa. Questa partita di oggi, ovvio, contro il Milan che non perdeva da più di un anno, che ha dimostrato di essere una grande squadra preparata, e quindi ci rende molto orgogliosi, ma dobbiamo subito pensare alla prossima partita, che è quella fondamentale. Fino a mezzanotte ci godiamo questa vittoria e andiamo ad analizzare questa partita. Fede, come nasce il primo gol? Che l'ho trovato bellissimo, lo scambio con Paolo, l'intelligenza di Paolo di ridartela di tacco. Tu dopo, recentemente avevi detto quelli sono i miei gol, no? Anche dopo la gara contro l'Udinese che avevi segnato una bellissima rete. Come nasce quel gol? No, sicuramente la concretezza che mi chiede il mister. È la concretezza nella prestazione, di fare la cosa giusta al momento giusto, si tratta della scelta, ma quando giochi con giocatori come Paolo, Cristiano, Leo e tutti questi, la palla ti arriva perché vedono cose che gli altri non vedono, non c'è niente da dire. Cioè, mi ha dato una palla veramente fantastica, io ho fatto il mio, però veramente quando giochi, ripeto, quando giochi con questi campioni la possono decidere da un momento all'altro. Dopo la gara nella quale tu avevi segnato il primo gol con la maglia della Juve, della Dinamo di Kiev, ti avevo chiesto, Pirlo che cosa ti chiede sempre? Di avvicinarmi, di giocare più vicino alla porta. Sta avanzando questo processo tuo di inserimento alla Juve? Questa sera sembravi che stessi giocando da 5 anni nella Juve. Sì, si tratta molto degli inserimenti al momento giusto. Certe volte il tempo degli individui ma anche della squadra. E ora dobbiamo veramente, come ti ho detto prima, è sempre scontato ridirlo, ma la prossima partita è fondamentale e bisogna continuare così con questa intensità in campo, con questa determinazione e voglia di vincere e di essere incisivo. Hai scoperto e hai trovato, tu arrivi in un'altra piazza molto calda come Firenze, questa è ovviamente una piazza differente. Che ambiente hai trovato e che cosa ti ha colpito in questi mesi? Che la Juve è sicuramente un top club, forse fra i 5, anzi no, è fra i 5 più grandi di tutto il mondo, non si può dire altrimenti, e sono felicissimo di essere qui. Quando ho sentito dell'interessamento della Juve non ho potuto fare a meno di dir di no, perché veramente sono orgoglioso di giocare qui, sono felicissimo, e la società te lo fa capire subito cosa vuol dire giocare per la Juve. Te lo fanno capire i giocatori, però anche dal presidente a tutti ti fanno capire che qua bisogna vincere. Ci chiedono solo la vittoria, come giusto che sia, anche i nostri tifosi ci chiedono questo, ma qua è la Juve, le responsabilità sono tante, ma per giocare alla Juve te le devi anche prendere e portare a casa i punti e vincere. Questo è quello che ci chiedono sempre. La Juve queste gare di solito non le sbaglia, infatti questa sera non l'ha sbagliata. È venuta qui, doveva vincere ed ha vinto. Lo vedi negli occhi dei tuoi compagni, quelli più esperti, che queste gare qua sono un pochettino più speciali di altre? Sì, tutte loro, partendo da Cristiano, da Leo, da veramente i senatori, però anche quelli più giovani sono già campioni, perché come giocatori come Rodrigo, no, che hanno già vinto scudetti, quindi l'esperienza ce l'hanno, quindi da tutti vedi che queste partite hanno qualcosa di speciale, però come dicono loro tutte le partite adesso sono fondamentali, bisogna entrare in campo così con questa grinta di attaccare la squadra avversaria, di vincere, punto. Questo è quello che vogliamo. Ultima cosa, ti tieni più stretto il primo o il secondo gol? Qual è il più bello secondo te? Ci stai ripensando perché non è... Allora, il primo, tacco di Dybala. Il primo, il secondo è in azione individuale, però il primo mi è piaciuto proprio per lo scambio, che è quello che proprio ci chiede il mister, che è l'1-2 e l'attacco alla profondità, quindi cioè, penso di aver fatto quello che mi chiede e quello che vuole la squadra, che negli ultimi 30 metri di attaccare la profondità, creare superiorità numerica. E per il secondo diciamo che è un tiro da fuori, però anche lì Paolo subito mi ha visto, subito mi ha passata con i tempismi giusti e io dovevo essere concreto e chiudere al più presto perché veniva il raddoppio. Però scelgo il primo perché
proprio quello che mi chiede il mister. Grazie Federico, grazie mille.